Grazie. Le decisioni di ieri sono un passo in avanti, sono un passo in avanti importante, ma non decisivo. Guai a pensare che per uscire dalla situazione di stagnazione, di deflazione, possa bastare una sola misura. Credo che sia stato giusto che la Banca Centrale Europea, e lo dico nel rispetto dell'indipendenza del ruolo della banca, abbia preso le decisioni di ieri. Mi pare di capire che siano state decisioni prese praticamente all'unanimità o comunque a larga maggioranza. Dunque, molto bene, siamo soddisfatti di questo. Però non basta una decisione per cambiare l'Europa. Io ripeto, ci sono almeno quattro fattori nuovi, non negli ultimi anni, nell'ultimo mese. Juncker e il piano degli investimenti, comunicazione della flessibilità, QE e rapporto dollaro-euro, che poi parzialmente è la conseguenza di questo. Sono quattro fattori per l'Italia importantissimi. Ma voglio dirlo con molta chiarezza, innanzitutto a me stesso, ai membri del mio governo, alla maggioranza, alla minoranza, a tutte le forze politiche parlamentari italiane. Quello che è accaduto a Francoforte, a Bruxelles, a Strasburgo, sui mercati internazionali di cambiamento, impone di fare ancora più velocemente le riforme.